Salve, mi chiamo Pascal Hornung, sono liutaio a Cremona, mi sono diplomato nell'anno 1986, quindi sono 28 anni fa, e sono qua a Cremona da ormai più di 30 anni. Mi sono diplomato col maestro Scarpini, successivamente ho fatto 3 anni di stage presso il maestro Conia nella sua bottega, nella quale ho imparato effettivamente come si usano gli attrezzi. Dopodiché mi sono distaccato dal mio maestro e ho cominciato la mia attività da solo. La mia principale attività è la costruzione di strumenti musicali, violini, viole e violoncelli, quindi il quartetto. Non mi occupo di contrabbassi perché contrabbassi è una sezione molto specifica alla quale io fino ad oggi non mi sono dedicato. La mia passione per la costruzione degli strumenti musicali mi è venuta tramite la famiglia, nel senso che mia mamma era pianista, si è diplomata al conservatorio a Vienne in Svizzera e mio papà era violinista amatoriale, cioè nel senso che suonava violino non come professionista. A caso ho sempre sentito la musica classica e ho sempre apprezzato la musica classica, tant'è che quando ho incominciato la prima elementare ho chiesto a mia mamma di poter incominciare a suonare violino. Ho incominciato a suonare con un violino di Celestino Farotto, che era stato fatto per Celestino Farotti, era un quinto, quindi un violino molto molto piccolo. E così ho avuto anche il primo contatto con un liutaio quando allora abitavo a Milano. Sono rimasto affascinato sia dalla persona che dal laboratorio con tutte queste cose che si vedevano sul muro, gli attrezzi, gli strumenti in restauro, in riparazione. Poi pian pianino, andando avanti con gli anni, ho deciso, quando dovevo fare il liceo, di venire qua a Cremona da Milano per fare la scuola internazionale di liuteria. Questo mi ha permesso di mettere insieme la mia voglia di lavorare con le mani, messa insieme alla passione per la musica, perché sapevo che come musicista sicuramente non sarei mai diventato un grande musicista. Però invece, fortunatamente, la passione per la liuteria mi ha portato dei buoni risultati. Infatti ho avuto dei riconoscimenti anche a livello sia nazionale che internazionale in concorsi di liuteria. Dunque, dicevo che la mia passione è la costruzione dello strumento musicale, strumenti musicali in forma nuova, nel senso non strumenti antichizzati. Questo perché mi permette di poter esprimere al massimo la mia voglia di costruire, la mia precisione, la mia passione. Per fare un piccolo esempio, i miei strumenti da ormai quasi 10 anni hanno tutti lo smusso nero sulla testa. Questo è praticamente un amplificatore di una bellezza. Ma se ci fosse uno sbaglio sarebbe anche un amplificatore di una cosa non bella. Quindi è necessario che nella parte della scultura questa parte sia perfetta quando io costruisco la scultura col pezzo di legno. Successivamente con la verniciatura e poi mettendo lo smusso nero, se è bello diventa molto bello, se invece fosse brutto diventerebbe ancora più brutto. Quindi questa è una scelta mia personale. Questa mia scelta cerca di puntare al massimo sulla qualità dello strumento, nel senso che la mia abilità manuale ormai da 30 anni di lavoro mi permetterebbe di fare un violino anche velocemente se io lo volessi, nel senso che potrei fare anche uno strumento finito in 3 settimane, faccio un esempio. Questo però non mi permetterebbe di riuscire a fare questo tipo di qualità. Per fare questa qualità ci vuole ben più del doppio del tempo, semplicemente perché ogni parte dello strumento deve essere osservata, deve essere sperimentata, deve essere in tutte le sue parti fatta al massimo della prestazione manuale. Però questo vuol dire anche che ho fatto molta sperimentazione.
sperimentato forme, ho sperimentato bombature, ho sperimentato spessori, ho cercato anche un certo tipo di legno, ho fatto il magazzino con quel tipo di legno, ho del legno vecchio che ho già comprato 15, 20 anni fa, anche 30 anni fa, quando ho cominciato la scuola. E quello che è molto importante è anche il rapporto che si ha col musicista, nel senso che il rapporto che si ha col musicista ti permette di poter crescere. Crescere nel senso che io penso che un buon liutaio non è mai arrivato al massimo della sua carriera, ma deve sempre migliorarsi. Quindi per me è una continua sfida, è un continuo cercare la perfezione, quindi ad ogni volta cerco di fare un piccolo passo in avanti, faccio un esperimento e vedo che questo esperimento magari io pensavo che potesse portarmi un risultato 10 e magari ho un risultato da 3. Allora rincomincio e faccio un altro esperimento. Quindi per me è sempre una sfida per riuscire a cercare di migliorarmi. E poi è anche bello avere la possibilità di avere degli strumenti che tornano indietro dopo anni che sono stati suonati per vedere anche che cosa, che patina ha preso la vernice, se ci sono stati dei problemi col tempo. Poi è anche interessante seguire gli strumenti perché col musicista, bene o male, ci deve essere un rapporto, un'empatia, una simpatia e avere la possibilità appunto di avere sempre lo strumento al top delle sue possibilità. E inoltre io ho l'abitudine, ogni strumento che io faccio ho una mia scheda tecnica, nel senso che su questa scheda tecnica io scrivo i legni da dove vengono, che forma ho utilizzato, gli spessori che ho fatto, le altezze delle bombature, come ho impostato la catena, che tipo di inclinazione ho messo al manico, tanti dati che mi danno la possibilità un domani, cosa che fino adesso non mi è mai successo, ci fosse un problema, il cliente torna da me e io sono nella possibilità di eventualmente fare un setup se è necessario o eventualmente una riparazione, cosa che fortunatamente, ripeto, non mi è mai successo nel caso si presentasse qualche problema. Però io dello strumento so tutto quello che ho fatto, anche la preparazione dei legni, anche il tipo di vernice che ho messo.